Una corona per Madame Gelo Tellier. Il conte Mathieu Chiamotea, Madame Gelo Tellier, Madame Gela Tenebrasilla, e ora è giunto il vostro turno di essere onorate. Poi disse: Io nonimo, Madame Gelo Tellier, marma, stem chesa di Retaux. Con diritto a corona d'oro, stemma nobiliare, un topo rampante con una rosa candida e un castello qui in Aquitania. Poi le consegnò una pergamena con la mappa del suo possedimento. Qui chiamò Tenebrosa: Madame Gella, anche voi avrete diritto a una corona d'oro, allo stemma nobiliare. 7 stelle d'argento sul fondo blu e a un castello accanto a quello della vostra amica, Madame Gelo Tellier, ed entrambe avrete l'onore di diventare dame di corte di Eleonora d'Aquitania come la mia figliola Topelier. Poi consegnò a ciascuno dei ragazzi una pergamena e una medaglia d'oro da appoggiare puntare sul petto. Quanto a voi, Benjamin Brividelli e Trapigna, vi nonimo paggetti onorari, con diritto a coroncina, abiti da cerimonia il vostro peso in oro. Topelier abbracciò con affetto Tenebrosa. Grazie, care amiche, non dimenticherò mai ciò che voi e la vostra famiglia avete fatto per me. Ed ecco il mio regalo personale per voi. Seguitemi. Ecco per voi. Grazie. Meraviglioso. Hotel è per voi. Una corona per Madre Migella Hotelier. Le portò nelle sue camere e fece indossare a Thea un abito meraviglioso di seta blu e bianca con ricamati, un topo rampante e una rosa. E con il collo di merletto finissimo. A completare il tutto, una piccola coroncina d'oro tempestata di diamanti scintillanti. A Tenebrosa invece regalò un abito di seta blu con 7 stelle ricamate con perle grigie brillanti. Fece poi abbigliare Benjamin Brividelle e Trappi con abiti di seta e broccato. A Benjamin donò un cappello decorato da una coroncina dorata e a Trappi e Brividella un piccolo corondolo a forma di cuore d'argento con le loro iniziali. Eravamo elegantissimi con i nostri nuovi abiti da cerimonia. Pensai che vestiti così avrebbero sicuramente vinto il primo premio al ballo in maschera di Topazia. Tenebrosa mi sussurrò in un orecchio: Ciccetto, che ne dici? Visto che siamo così eleganti, già che ci siamo, potremmo anche sposare. No? Il banchetto c'è, gli abiti di ci sono testimoni che c'è a Bizef. Non manca nulla. Allora ci sposiamo o no? Io protestai: veramente io non ti ho ancora chiesto di diventare la mia fidanzata, figuriamoci di sposarmi. E poi, ecco, veramente non ci sposiamo.
sono gli anelli, ecco. Oh, Ciccetto, he he he. Tenebrosa alzò le spalle e mi diede un bacino a tre tradimento. Pazienza, non importa se non vuoi sposarmi adesso, tanto lo so che prima o poi ci sposeremo. Poi singhiò, singhiò, magari prima della fine di questo romantico viaggio nel tempo, chissà. Poi sentì che sussurrava te. Ah, dai, pronunciamoci due anelli, in caso se che si ripresenti una buona occasione. E allora, zac, io sarò prontissima. Tiale strizzò l'occhio. Amica mia, ottima idea. Vedrai che prima o poi mio fratello cambierà idea. Fine 27ª parte.